Amici e amiche di Calcissimo, qui Parigi, stadio Parco dei Principi, da poco terminata la sfida tra Paris Saint-Germain e Milan, serata nera per il Milan, che ne ha prese tre dal Paris Saint-Germain, Super Mbappé, si conferma comunque una squadra davvero molto molto forte, ma il Milan ha fatto veramente troppo poco per insidiare la squadra di Luis Enrique. Allora andiamo a vedere chi sono i top, tra virgolette, in questa serata così brutta per il Milan, dove per top intendiamo i giocatori che hanno guadagnato la sufficienza. E c'è sicuramente Mike Maignan, che ha impedito che il risultato fosse più rotondo, in particolare nel secondo tempo, con una super parata su Mbappé intorno all'80esimo, deviata, una conclusione potente, deviata sul palo dal numero 1 rossonero. Poi c'è, tra quelli che premiamo, c'è sicuramente Musa, che si conferma ancora una volta un tuttocampista più che un centrocampista, perché tanta generosità, tanta corsa anche in serate negative come questa. E poi premiamo Davide Calabria, che spesso viene criticato, però stasera è entrato in un momento molto difficile della partita, in una zona di campo altrettanto difficile, quindi l'impatto è stato buono. Premiamo il capitano. Invece tra i flop c'è Theo Hernandez, che ha giocato una partita tra i 4 e i 4 e mezzo, anche lui ammonito, ha rischiato anche il secondo giallo in un'occasione, fortunatamente per il Milan non è andata così. E poi c'è sicuramente Krunic, lento, anche lui ammonito dopo 7 minuti, il Milan ha avuto 2 ammoniti nei primi 7 minuti di partita, sono cose che comunque anche a livello nervoso e di scelta di campo condizionano. Poi nell'indecisione tra Tomori e Ciao, mettiamo entrambi tra i flop, perché comunque la serata della difesa rossonera è sicuramente una serata da dimenticare. Entrambi hanno delle colpe, Ciao in particolare, anche lui ammonito per un fallo simile a quello su Moise Kean nella partita contro la Juve. La strada si fa in salita, ma un capitolo a parte lo merita Leao, che quando si accende crea pericoli, ma ha fatto davvero troppo poco a casa di Kylian Mbappé, che invece si conferma un fenomeno assoluto. Un salutone agli amici di Calcissimo qui da Parigi, un abbraccio, a presto.